Presidente, una sinergia importante con Eboli per valorizzare i talenti del Sud. Sicuramente un'occasione importantissima in cui giovarci e avvantaggiarci della disponibilità del maestro De Pasquale, che rappresenta una grande esperienza professionale con la sua carriera, con il suo curriculum di inventore della televisione italiana degli anni d'oro, e che mette a disposizione questa esperienza per creare una nuova eccellenza sul nostro territorio, l'Accademia Nazionale della Televisione e dello spettacolo a Eboli, una realtà importante del nostro territorio provinciale, per fare formazione rispetto a coloro che vogliono e che possono accedere a questo mondo che, come è stato spiegato, dà delle notevoli possibilità di sbocco occupazionale. Naturalmente è un settore che ha bisogno, oltre che del contenuto, del talento e delle capacità, anche di una formazione professionale adeguata, perché sappiamo bene che quando questa c'è ed è sposata da una capacità di creatività, si riescono ad ottenere dei risultati di eccellenza. Quindi volevo ringraziare il consigliere Massimo Cariello che ha favorito questa opportunità dal nostro territorio, per fare anche in questa occasione della provincia di Salerno un racconto diverso del meridione d'Italia. Sta per nascere un'iniziativa qui al sud che spero che possa funzionare e spero possa prendere piede, che è un'accademia del sud, proprio della televisione e dello spettacolo. Io sono l'artefice di questa cosa, sono d'Epsa, sono un autore televisivo, dicono storico, anche musicale storico, e mi piace che questa cosa venga fatta al sud, perché io sono un ex ragazzo del sud, mi riferisco. E quindi, così come credo di aver ottenuto dei risultati, io spero che possano ottenere anche tanti giovani, perché qui al sud c'è una creatività che veramente ci invidia tutto il mondo, perché i fatti l'hanno dimostrato. Quindi stiamo qui alla provincia a presentare questo progetto e mi auguro che possa avere il successo che tutti sogniamo, ma nell'interesse anche di tutti quelli che hanno voglia di fare seriamente e professionalmente lavorare in televisione, davanti e dietro le quinte, perché anche dietro le quinte ci sono tante opportunità di lavoro nel momento in cui uno capisce che ci sono, perché l'importante è che qualcuno gliele spieghi. Siamo finalmente alla presentazione ufficiale dell'Accademia Nazionale del Sud di DEPSA, della televisione e dello spettacolo. Ovviamente ci siamo impegnati a creare anche un'importante sinergia di lavoro tra Asso Music Art e Scuola Nuova di Giuseppe Bisogno. La fortuna ha voluto questa sinergia anche con l'avallo, giustamente, della persona, del grande autore che è DEPSA, che ci ha permesso comunque di poterla realizzare. È un punto di riferimento forte per il Sud, specificamente anche per la città di Eboli, perché vuole essere un contenitore forte per questa proiezione verso il mondo della televisione e dello spettacolo. Peppe, io passo direttamente te la parola, giusto per dire altro. Io volevo solo precisare che un'iniziativa in ambito formativo e accademico tendente alla poi possibilità di ottenere delle occasioni di lavoro, quindi una formazione per il lavoro. Noi cercheremo di coinvolgere e di avvicinare tantissimi giovani che vogliono affacciarsi poi alla professione dello spettacolo, della musica, dell'intrattenimento. Il nostro obiettivo con gli amici di Asso Music Art è proprio quello là, di dare la possibilità ai giovani di trovare nuovi sbocchi di lavoro. Quindi è un intervento finalizzato con la grandissima professionalità del maestro DEPSA. Noi daremo un tocco ulteriore a questa iniziativa, e siccome è l'unica esperienza nel Mezzogiorno d'Italia, credo che questa attività sarà anche replicata in altre zone della provincia, avremo anche altri riferimenti. Stamattina qui nel salone di rappresentante della giunta provinciale muoviamo il primo passo e abbiamo questo percorso che certamente sarà irto di difficoltà, ma ci porterà a grandissimi successi. Con maggiori successi che abbiamo in Italia per misti registi interni RAI di innovazione e prodotto.
principali artisti TV di cui è stato autore: Lucio Dalla, Paolo Bonolis, Alberto Castagna, Mara Venier, Fabrizio Frizzi, Raffaella Carrà, Massimo Giletti, Luca Barbareschi, Sabrina Ferilli, Teo Mamuccali, Mike Bongiorno, Manuela Arcuri, Simona Ventura, Fiorello, Pippo Baudo, Milli Carlucci. Ha firmato come ideatore e come autore programmi come Scherzi a parte, C'è posta per te, Matricole, La corrida di Corrado e Jerry Scotti, Strano amore, Buona domenica, Domenica in, La bella e la bestia, Il grande bluff, Tira e molla, Festival di Sanremo e tante altre ancora. Numerose sono le canzoni scritte e cantate da... Caro maestro, se siamo insieme...